Salve a tutti, benvenuti al video commento della partita di Caruana del nono e penultimo turno della Field Cup 2014. Ormai Fabiano, come sappiamo, ha già vinto il torneo, però può ancora divertirsi in alcune partite e non saranno certo amichevoli. Questa volta gioca con Nakamura con i pezzi bianchi, ne vedremo delle belle. E una cosa molto interessante è successa nella partita tra Carsen e Aronian dove carsene, nonostante tre pedoni di vantaggio in un finale di torre il re è riuscito soltanto a pareggiare proprio perché i pedoni si trovavano tutti sulle colonne laterali e non era facile gestire la loro promozione. Questa partita Caruana gioca con il bianco e Nakamura con il nero. Caruana gioca l'apertura sua favorita di questo torneo, pedone e 4 quindi partita di re e 5. Cavallo F3, Cavallo C6, quindi si entra in una normale partita di re e ora tipicamente la scelta è tra partita italiana con Alfere C4 oppure spagnola con Alfere B5, una giocata alla spagnola più comune dell'italiana a questi livelli e ora si entra nella cosiddetta difesa berlinese. Anche questa è una variante molto comune al giorno d'oggi perché Inner riesce a ottenere una difesa piuttosto solida. Ok, il cavallo sta minacciando questo pedone. Il bianco lo può trascurare arroccando perché una volta questo pedone preso può comunque ottenere contro gioco con la torre sulla colonna. E di fatti, questa è chiaramente la principale di questa difesa. Ora il bianco, prima di portare la torre N1, spinge questo pedone perché vuole smontare a tutti i costi il centro del nero prima di attaccare questo pedone. Con se viene preso in qualsiasi modo porta il nero a dei disastri, l'abbiamo visto proprio trattando questa apertura nel video della spagnola. Ok, quindi la principale prevede di togliere il cavallo di mezzo in modo che non subisca attacchi su questa eh, colonna. Attacca questo cavallo l'alfiere che viene cambiato sul cavallo del nero, quindi provocando già un piccolo danno alla struttura pedonale del nero che deve ricatturare e Ottiene questi in pedonatura. A questo punto il gioco è abbastanza facile perché il bianco può ricatturare il pedone perso. Attacca il cavallo che si dovrà muovere. La casa migliore è F5. Non troppo esposto agli attacchi dell'avversario. Ora viene il cambio di donne, quindi il nero è forzato a 100 scacchiera. Ok, già qui possiamo un attimo capire questa apertura in cosa consiste. Difatti il bianco ha ottenuto una maggioranza di pedoni sul lato di re e siamo praticamente già in un finale abbastanza, visto che la donna è stata cambiata. Quindi lo scopo del bianco sarà quello di far valere questa maggioranza sulla minoranza dei pedoni del nero. D'altra parte il nero non ha lo stesso vantaggio sull'ala di donna, perché sì c'è la maggioranza, ma con i pedoni doppiati è molto più difficile ottenere qualcosa di sensato quando i pedoni sono doppiati in una maggioranza. Però per contro il nero ha il vantaggio della coppia degli alfieri. Cosa che il bianco non ha. Ok, quindi tipicamente i piani per questa partita saranno eh, quello di portare avanti quello che abbiamo detto. Il bianco riuscire a sfondare con i peroni sull'ala di re e il nero riuscire a mantenere la coppia degli alferi per avere un vantaggio nel finale e impedire al bianco di ottenere i propri scopi. Quindi prima cosa H3, l'idea è per ottenere vantaggio con... La maggioranza dei pedoni è di spingere i pedoni addosso a quelli dell'avversario, perché a fu furia di cambi poi il bianco rimarrà con un solo pedone passato e il nero con nessuno su questa redonda. Ovviamente non è così facile. Ok, quindi viene spostato il re in E8 per evitare attacchi su questa colonna. E ora il bianco gioca cavallo C3, portando quindi a sviluppare un pezzo. In alternativa giocare subito l'attacco sarebbe stato un po' troppo pretenzioso, perché... Il cavallo si può ritirare e dopo una mossa del genere, ad esempio il nero comunque ha questo contrattacco che tende a sbriciolare in qualche modo meno, la linea di attacco del bianco, anche grazie all'ausilio dell'alfiere e eventualmente aprire la linea d'attacco per la torre. Quindi anche se questo pelone viene spinto c'è comunque l'alfiere F5, il nero ottiene un'ottima casa per questo alfiere dove difficilmente potrà essere disturbato, naturalmente si potrà anche ritirare in G6 se necessario e vabbè Nero qui ha una partita abbastanza tranquilla ok ecco perché quindi cavallo C3 prima sviluppiamo i pezzi di far partire l'attacco sarebbe anche opportuno cercare di cambiare un po' di pezzi leggeri per favorire l'attacco dei pedoni bianchi specialmente gli alfieri che sono degli ottimi bloccatori di pedoni ok Nakamura gioca comunque H5 proprio per impedire una subitanea G4 prima o poi F4 viene sviluppato l'alfiere, F7 idem per il nero, torre a D1, ok lo scopo del bianco è anche quello di intralciare il re nero, infatti uno dei problemi che avrà il re nero sarà come fare a sviluppare le torri perché con il re nel mezzo specialmente questo re spesso intralcia lo sviluppo delle torri, infatti qui Nakamura gioca l'alfiere N6 e ora il più grosso problema è riuscire a Sviluppare la torre in h8, difatti, sia questa strada è bloccata dall'alfiere. Comunque, di solito uno sviluppo verso la casa h6 non porta quasi mai a niente di buono. Comunque, anche qui Caruana ha praticamente completato lo sviluppo. A questo punto, prova a giocare cavallo g5 con l'idea di togliere la coppia degli alfiere al bianco. E questa è un'iniziativa abbastanza sensata però lascio un attimo di spiragli al nero che può giocare torre h6 ora non è detto che questa sia una mossa ottimale perché anche se è giunta in h6 la torre potrebbe subire in ogni caso attacchi di scoperta da parte dell'alfiere campo oscuro però se gestita bene la cosa non è un problema ok carona sviluppa l'ultima torre in e1 andando a sostenere ulteriormente il pelone più avanzato anche perché per il momento non c'era modo di spostare il cavallo in modo da sfruttare attacchi di scoperta sulla torre utili. Ok, però quest'ultima quest mossa con la torre in 1 potrebbe facilitare un attimo il nero. Qui gioca al B4 e se vedete questo cavallo è immediatamente inchiodato sulla torre. Sembra che il nero potrà catturare il cavallo e creare un'impedonatura al bianco. Ora, non che questo sia forzatamente un problema perché comunque in quel caso il nero perderebbe la coppia degli alfieri, ma sicuramente l'impedonamento di questi due pedoni e l'isolamento del pedone A sarebbe una debolezza a lungo termine. Però Caruana ha ancora qualche cartuccia, ad esempio potrebbe qui giocare cavallo E4, che copre il cavallo attacca la torre, però il nero ha un po' di controgioco perché può portare la torre in G6 con attacco a raggi x sul re bianco eventualmente potrebbe poi spostare questo cavallo il pedone G2 è inchiodato magari catturare con l'alfiere mm, insomma, qualche contro gioco ce l'ha il nero eh, però quello che gioca Fabiano viceversa è il pedone G4 la mossa che sembrava impedita da questa cattura però vediamo cosa succede infatti dopo H per G4 H per G4 effettivamente questa torre Ottiene sì una linea libera per l'attacco, però al costo di un tempo, perché ora il bianco deve spostare questo cavallo. E dove lo mette? Mm. È un po' un problema perché non ci sono praticamente case sicure in attacco, deve per forza ritirarlo. Lo mette in E7. A questo punto l'alfiere ha l'attacco aperto sul pedone, quindi viene prima cambiato. Era ancora non ha tempo di catturare in C3 perché seguirebbe cavallo C7 con il doppio. Quindi deve togliere per forza di mezzo questo cavallo e lo fa catturando di torre. Ok, c'è ancora la minaccia di questa cattura, quindi che fare? Qui ci poteva benissimo stare torre 3, anche se c'è qualche preoccupazione. Una combinazione che non risulta fatale per il bianco, ma non è facile vedere la conclusione. Difatti, il problema è che hanno questi due pezzi del bianco che possono venire attaccati dal cavallo. Vediamo come. Dopo che viene cambiato l'alfiere per il cavallo, proprio per togliere la torre la difesa di questo pedone, il bianco ricattura per, ev per evitare l'impedonatura. E ora, questo cavallo G6 sembra letale perché. Attacca doppiamente questo pedone contemporaneamente il cavallo e l'alfiere che è in difesa. Il bianco sembra non abbia tempo di difendere entrambi. In realtà, tramite un contrattacco, qui il bianco resta nettamente in partita e con discreto vantaggio. Però è una mossa unica, torre H3. Ovviamente, se il cavallo cattura uno di questi due pezzi, si deve spostare la difesa di H8 e quindi il bianco entrerebbe di prepotenza con la torre. Questa mossa il bianco riesce a evitare di salvare il proprio alfiere, lo potrà fare eventualmente in una seconda mossa il cavallo per ora è bloccato a rimanere in difesa della casa H8. Ok, ma in ogni modo Caruana decide di trascurare questo problema, gioca Re 2 Qui Nero aveva comunque la possibilità di catturare il cavallo, per il momento si mantiene l'alfiere che... In caso di gioco aperto è più forte del cavallo e gioca torre di 8. Ok, questa mossa ovviamente crea contrasto su questa colonna. Il re difende la torre quindi non ci sono grandi problemi, caruana cambia. Il re si trova su colonna aperta e questo potrebbe venire sfruttato in seguito, anche perché il nero non può. Riportare la torre sulla colonna D per ostacolare attacchi dati appunto, dal bianco. Ora nuovamente sembrava che il bianco avesse l'opportunità di giocare torre 3 per difendere il cavallo e quindi evitare l'impedonatura. però stavolta il controgioco con cavallo G6 funziona perché non c'è più pericolo nello scacco a K8 del bianco. infatti il Re Nero ora si può spostare senza lasciare in presa la torre dietro. Quindi, qui il bianco salva l'alfiere. Ora, eh, effettivamente, se il bianco non vuole perdere questo pedone, deve accontentarsi e concedere l'impedonatura. Per questo motivo, la mossa torre 3 viene evitata e Caruana gioca subito torre di 1 scacco. Nakamura camura toglie il re di mezzo. A questo punto, sembra che il cavallo si possa spostare non essendo più in vigore l'inchiodatura, ma non è così facile perché. Dopo cavallo E4, ad esempio, per mantenere una posizione d'attacco, c'è il solito giochetto di prima. Cavallo E6 o minaccia alfiere e pedone. Ora sembra che mentre l'alfiere possa venire difeso con il re, però il nero cattura il pedone. Non è la fin del mondo perché dopo questa combinazione comunque il bianco ottiene contro gioco. Cavallo G5 che attacca la torre e questo pedone. La torre... Si sposta in G6, quindi contrattaccando indirettamente alla GX il punto G4. Ora se il cavallo viene cambiato la torre prende il cavallo e viene giocata F4. Con il bianco che ottiene questi pedoni molto fastidiosi, costringe la torre nera alla difensiva e nonostante abbia un pedone in meno però sufficiente compensazione qui. Comunque partita decisamente pari anche in questa variante. Ok comunque Caruana lascia il cavallo dove sta e gioca viceversa al fiere G3 per evitare il trucchetto di cavallo G6 e prepararsi a spingere questa maggioranza di pedoni che ora sarebbe sostenuta anche dall'alfiere. Quindi il nero crea la debolezza sull'ala di donna cambiando il cavallo. E qui torre G6, questa torre ovviamente era un pochino in crisi, deve cercare vie di fuga una può essere quella di attaccare il pedone G4 impedendo quindi l'immediata F4 il bianco difende con torre D4 lasciando la torre in una posizione attiva e ora inno gioca F5 questo pedone non può essere preso a cuor leggero perché c'è cavallo per F5 ora questo alfiere è inchiodato d'accordo, il bianco guadagna questo pedone passato ma non sarà facile difenderlo ad esempio dopo torre di 3 che aiuta la difesa dell'alfiere c'è cioè ad esempio c5 che minaccia ulteriori problemi con la spinta ora se il re f3 per schiodare l'alfiere c'è cioè però torre a6 e questo pedone potrà essere in qualche modo fermato dal re ad esempio se viene spinto ora, vabbè d'accordo scella torre che difende ma Comunque il cavallo potrà rientrare, il re fa in tempo arrivare in E8 abbastanza facilmente. Viceversa, il nero si fa sotto all'attacco e comincerà a mangiare pedoni di donna creandosi i propri pedoni passati a sua volta. Quindi, qui buon controgioco del nero. Ok, Caruana comunque non prende e gioca invece al fiere H4, probabilmente l'idea più velenosa. E qui Nakamura è costretto a giocare mosse precise perché se sposta il cavallo senza attenzione c'è pericolo di matto con Torre di 8. Vedete il re è in una specie di corridoio. E quindi che cosa gioca? Gioca C5, l'unica mossa che lo salva. di Infatti, ad esempio, Torre 6 per difendere il cavallo avrebbe visto seguire questa mossa di pedone. La Torre è forzata a mantenere la difesa quindi deve prendere il, il pedone. Qui F4 la torre si sposta. Anche il re viene addosso alla torre per toglierla definitivamente da questa colonna. Qui l'unico modo è spostare il cavallo per coprire il matto e difendere la torre. Ma qui semplicemente il nero, il bianco può rimuovere il difensore, rimuove il cavallo. E ora la torre impresa non può il nero catturare sia la torre che salvare la propria. Quindi chiaramente qui il bianco finisce in netto vantaggio materiale. Okay, viceversa con la mossa C5 il nero in qualche modo si salva perché la torre non può tanto facilmente togliersi dalla quarta traversa perché sta difendendo lo scacco in G4 che sarebbe un doppio al re metterebbe nettamente in crisi il bianco quindi viene giocata torre F4. L'alternativa torre d3 vediamo che prevederebbe torre per g4 scacco ovviamente questo alfiere deve essere spostato tipicamente in g3 c'è anche la torre che aiuta alla sua difesa ora eh, la spinta in f4 che sembra attaccare il pezzo inchiudato non funziona perché c'è re f3 che schioda l'alfiere e attacca la torre. Però qui il nero invece di spingere può giocare cavallo G6 attaccando sia questo pedone che ora non è difeso perché l'alfiere è inchiodato che proibendo all'alfiere di andare in H4. Quindi se anche qui il re schioda l'alfiere segue torre 4, questo pedone cade in qualche modo e non c'è più pericolo per il re nero perché la casa G4 è sufficientemente difesa. Ok, ecco perché quindi a questo punto Caruana mantiene la difesa di G4, il giocatore F4, attaccando quindi questo pedone. Per il momento non si può fare niente perché c'è il cavallo che difende e questo pedone è inchiodato, però il pedone si schioderà ben presto. Comunque Nakamura gioca cavallo D5 attaccando sia la torre che il pedone, a questo punto che fare? riportare la torre in difesa del pedone sarebbe un po' passiva infatti il nero poi potrebbe contrattaccare sull'ala di re quindi torre per f5 ancora per il momento non viene preso viene sfruttato verso questo attacco doppio che costringe il bianco a riportare se non vuole perdere l'alfiere indietro e ora sembra che il nero possa catturare questo pedone ma è un pedone avvelenato perché se qui il nero gioca a cavallo per c3 questa variante non è stata giocata, ma il bianco spinge e 6 ora minaccia matto. Quindi, il re deve uscire dalla sua tana per evitarlo. E semplicemente, dopo re f3, il re bianco trova un forte contrattacco. Anche la torre in settima, questo pedone può cadere. C'è doppia minaccia su eh, c7. L'attacco del bianco è molto forte. Quindi Nakamura non gioca a cavallo per C3, ma re di 8 quindi previene sin da subito l'occasione che ha il bianco per attaccare, ok re H3, anche se forse era meglio centralizzarlo. Non so, forse Fabiano qui aveva paura di dopo torre C4 che il lo catturasse facilmente in C3 guadagnando un tempo. Ma il re resta comunque centralizzato. Ora c'è sempre la torre in settima a disposizione del bianco. Qui per c3, semplicemente re 4, attacca il cavallo, eh, su, presumibilmente difeso con questa mossa, e però dopo e6 ora l'attacco del bianco è veramente letale, visto che la torre non può rientrare per difendere l'avanzata la, di questo pedone, inoltre anche l'alfiere potrà giungere in attacco, quindi supponiamo il nero prenda in c2 per poter rientrare con scacco in e2. Però il re zitto zitto se ne arriva anche in d minacciando Mato e aiutando la spinta del proprio pedone. Diciamo che qui il bianco sta chiaramente meglio nonostante lo svantaggio di pedoni. In ogni modo dopo Re H3 viene schiodato l'alfiere e minacciata anche la torre quindi Nakamura la riporta in G6, forse un po' passiva, d'accordo, qui si ferma sul nascere l'avanzata di questo pedone, però era probabilmente meglio portarla in C4 per contrattaccare in C3 e magari inchiodare l'alfiere davanti al re. A questo punto Caruana gioca pedone C4 cercando di distogliere il cavallo dalla difesa, e in effetti riportarlo indietro sarebbe veramente passivo e causa anche altri problemi nonostante cavallo C7 attacchi la torre è proprio quello che ha giocato Nakamura ed è finito nei guai viceversa portarlo sulla ridonna vorrebbe dire toglierlo dal teatro della battaglia che a questo punto è intorno a questo pedone vediamo infatti che dopo cavallo E7 Caruana va all'attacco un torre F8 scacco, forza il re Chiaramente in D7, ora c'è via libera per questi pedoni. F4 e i pedoni stanno, sono pronti per marciare. Già è pronta la spinta in F5 che attaccherebbe la torre. E beh, poi Re bianco entra dentro a aiutare quindi Re6 nel tentativo di fermare questa avanzata. però alfiere H4 ora viene minacciata la cattura del cavallo che forzerebbe il re in ritirata e questo pedone avanzerebbe qui Nakamura gioca a torre 6 per bloccare l'alfiere sul re quindi non è più possibile questa cattura l'alternativa di giocare cavallo F5 anche se sembra promettente però provoca un disastro perché dopo alfiere G5 questa torre del nero è completamente chiusa fuori gioco quindi torre 6 in chioda l'Alfiere, niente di male Bianco sposta la torre contro inchioda il cavallo. Qui chiaramente c'è minaccia di cattura perché il cavallo è difeso, la casa del cavallo è difesa anche dall'alfiere. L'unico modo per evitare di perdere materiale qui è giocare g5. Ma questa è semplicemente una perdita di un pedone perché dopo f per g5 c'è cioè questo attacco sulla torre. Comunque, il re non potrà catturare in e5 perché altrimenti il bianco cattura il cavallo. Viene quindi giocata g6 blocca l'avanzata di questo pedone, ancora il Rennero, però non può catturare in e5 e lascia l'opportunità al bianco di portare avanti il proprio. akamura ora gioca Re F7 attaccando la torre schiodandosi il cavallo. Eh, però c'è torre H8 con minaccia di entrare sia in H7 con scacco che in H6 dando fastidio alla torre avversaria. Ora questo cavallo bene non muoverlo altrimenti il re bianco potrebbe entrare facilmente in f5 e creare ancora più scompiglio. Però qui viene giocata viceversa torre a6, il nero va al contrattacco. In ogni modo la torre in g6 non avrebbe potuto fare nulla contro questo pedone. Era abbastanza inutile. Ecco che Caruana quindi passa in attacco, torre a7 e scacco. Il re Porta N F8 mantenendo la difesa sul cavallo, ora Re H6, cercando il cambio di torre. Ovviamente se la torre viene cambiata. Il bianco si crea questo pedone passato lontano. Veramente difficile riuscire a controllare tutto. Anche perché il cavallo potrebbe poi venire preso dall'alfiere, praticamente partita vinta. Quindi, prima cavallo G6 cercando di evitare il cambio delle torri. E ora però Re F5, il Re finalmente si attiva definitivamente, questo cavallo è minacciato, deve essere difeso dal nero che giustamente gioca il Re in G7 per evitare poi lo scacco che lo toglierebbe dalla difesa con Torre H7. E ora siamo purtroppo alla 39esima mossa, quindi ad una mossa dal controllo di tempo Caruana aveva poco più di un minuto e purtroppo non ha visto la mossa vincente. Non so se riuscite a vederla voi qui, non è facilissimo, non l'ha vista neanche lui in una trentina di secondi. Qui c'è da giocare torre per cavallo, che viene con scacco, quindi se il nero non vuole perdere materiale deve ricatturare, accettare il sacrificio di qualità. Però ora, dopo S, vediamo questa torre completamente immobilizzata e questo pedone sta per andare a donna, non c'è grandi cose da fare. Nero prova a spostare il re per attivare la torre, però dopo che il pedone viene spinto la torre impedisce la promozione, ora è il re bianco che va a aiutare il pedone. Nero può dare scacchi fino possibile, ma a un certo punto, ultima risorsa, a tentare questa inchiodatura del pedone, il re va in diot e ora nessuno può impedire al bianco di promuovere con partita vinta. Purtroppo questa elegante conclusione non viene vista, un po' come è successo con Carsen nell'ultima partita. Viene giocata invece al ferre F2 che sembra una mossa decente andando ad attaccare in C5. Il problema qui è che si lascia libertà al nero che può riportare il cavallo in E7 stavolta con scacco quindi guadagna un tempo. Il re deve ritirarsi, quindi si sta capovolgendo il fronte. In un paio di mosse il bianco ha portato due pezzi ad allontanarsi dai due pedoni forti che aveva. E ora il nero può giocare torre A4, tentando un forte controgioco sul pedone C4 che darebbe sia scacco che attaccherebbe il pedone C2. Inoltre potrebbe anche venire in mente di portarsi con la torre in G4 per attaccare i pedoni del bianco. Ora Caruana gioca Torre e 6 che sembra semplicemente guadagnare un tempo sul cavallo. Dopodiché, penserà a difendere questo pedone. Infatti, qui il nero non può catturare subito il pedone perché seguirebbe. Eh, ad esempio, il re si sposta e poi attacca sia la torre che il cavallo contemporaneamente. Non c'è verso di salvare entrambi. Avrebbe però dovuto giocare Re d 3 che ferma sul nascere l'attacco del nero, infatti l'ultima risorsa è poter dare questo scacco al che il pelone si frappone, ora anche se viene preso il pelone a 2 però la torre è molto meno attiva e il bianco ha più controgioco. Comunque dopo torre 6 facilmente il cavallo si può spostare passando al contrattacco con cavallo c6, a questo punto anche questo cavallo sta contribuendo sia alla difesa, questo pedone difficilmente potrà avanzare perché le case dove sta e dove si troverà sono controllate dal cavallo che è anche all'attacco nella casa D4. Quindi il re bianco viene riportato in F5 sempre con l'idea di poter spingere questi pedoni, però dopo torre C4 il nero ritorna in parità di pedoni, attacca anche il pedone C2 che è praticamente impossibile da difendere. Comunque torre G6 scacco. Re F8, torre F6, Re G8. Ora questo Re è in una posizione tranquilla, ovviamente qui il bianco poteva ripetere le mosse per ottenere la fatta. Ma da qui il Re nero può facilmente difendere l'avanzata di, del pedone G, mentre il pedone E sarà tenuto d'occhio dal cavallo. Quindi G6. Il bianco non demorde torre per C2, ora addirittura il nero è in vantaggio di un pedone sta attaccando alfiere e pedone avversario quindi situazione piuttosto difficile Caruana però cerca l'ultimo controgioco l'ultimo sprizzo di attacco che gli permette di creare problemi al nero quello di poter minacciare di giocare alfiere fiere H6 con successivo scacco di torre F8 come reagire? Beh, qui c'è una mossa sola un'altra volta per Nakamura e la trova, perché ad esempio spostare il re in G7 per difendere questa linea d'entrata non è sufficiente perché c'è torre F7 e scacco, dopo che il re si sposta torre per C7 ora il bianco ha ah, il controllo della settima traversa, potrà far fuori i pedoni e poi effettivamente la spinta sarà anche più facile visto che la casa E7 ora è difesa dalla torre. altrimenti anche torre h2 per fermare l'alfiere non è sufficiente perché c'è torre per c6 questo bellissimo sacrificio di torre il pedone prende e ora e6 e questo pedone è difficilmente fermabile se torre 2 c'è cioè comunque alfiere per c5 che crea una casa salva per il proprio pedone blocca l'ingresso del re che non può interferire col pedone e qui è abbastanza facile per il bianco convertire in vittoria una volta che anche il re sarà andato a aiutare la promozione del proprio pedone in qualche modo. Ok, la mossa giusta qui era quindi cavallo di 4 scacco: il re bianco è costretto nuovamente a ritirarsi, e Caruana sceglie di cambiare l'alfiere cav eh, sul cavallo mossa decente l'alternativa sarebbe stata quella ad esempio di avvicinare il re per minacciare questa cattura ma stavolta re g7 è sufficiente a difendere l'ingresso in h6 dell'alfiere e in caso di torre f7 ci sarebbe la cattura del pedone g6 che non è più difeso dal re bianco comunque Dopo alfere per D4, a questo punto il nero ricattura, si sdoppia pedoni e ora questo pedone potrebbe cominciare a correre. Ecco perché torre F7 con attacco su questo pedone, ma soprattutto con l'idea di porsi sulla colonna D e limitare i movimenti del re avversario. Quindi D3, torre D7. La torre ora dietro il pedone può fermarla abbastanza facilmente. E ora torre F2 viene attivata la torre prima di spingere il pedone D2 con scacco al re avversario. Scacco nuovamente re F6 con minaccia di matto, un torre d 8, quindi ne ridà scacco di nuovo. E ora un altro bivio, perché qui Caruana può decidere di ripetere le mosse, quindi tornando con il re indietro, oppure cercare un azzardo. Per fortuna ha fatto la scelta giusta perché Re 7 sarebbe stato un disastro. Difatti l'idea è quella di portare il Re in D8 e spingere il pedone. In effetti il banco fa prima perché la torre bianca sta difendendo il pedone di 3. E infatti vediamo, dopo D2 e 6, quindi il nero però può cominciare a spingere il pedone sci. Il re arriva nella casa dove voleva arrivare. Ora c'è la minaccia di promozione quindi il nero deve prepararsi a sacrificare la torre, altrimenti c'è scacco matto. Ora, se questa donna promuove, torre per re, per re 8. E ora dopo C3, questi pedoni non si fermano più. Quindi il nero si trova con una donna contro la torre. Se viceversa, prima di promuovere il bianco, prova a sacrificare la torre per distogliere avversaria dalla colonna e però eh, il problema è che ne lo riprende con scacco ora dopo le c7 può rientrare in difesa del pedone e, al solito qui ne lo può sacrificare il pezzo tanto andrà a promuovere con il pedone c quindi per fortuna caruana lascia perdere questa variante e ripete le mosse quindi concludendo la partita in parità per fortuna ha sprecato abbastanza però si è reso conto almeno di non infilarsi in un ginepraio e dopo questa ripetizione di mosse ovviamente i due hanno accordato la patta ok quindi questa è la seconda partita di fila in cui Caruana spreca un po' e da una posizione di netto vantaggio finisce in partita patta è un po' dispiace ma non ci dimentichiamo che già vinto il torneo con due turni di anticipo e che è comunque 8 punti su 9 quindi il risultato comunque brillantissimo peccato perché si è ritrovato in queste due partite a lottare un po' con l'orologio ed è proprio lì che ha trovato l'errore che gli è costato la vittoria infatti le aperture che hanno giocato i suoi avversari in questi due casi sono state un po' più problematiche per lui non essendo probabilmente preparato sin da subito ad affrontarle Ecco perché probabilmente si è ritrovato con poco tempo alla fine. Ad ogni modo ci aspetta soltanto l'ultimo turno e la lotta per il secondo posto è ancora aperta tra Topalov che ha 4 punti e mezzo e Carsen che ha 5 punti e guarda caso i due si sfideranno proprio l'un contro l'altro nell'ultima partita, quindi emozioni ancora da vivere. Ok, quindi grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.